I think this does. Oh, works now. Cool. Okay, so the next project I want to show you is called Snow King, and it's what we call in industry proof of concept for the film. So in case of longer format, what we do is we kind of shoot and prepare a little teaser that is supposed to lure producers or show the producers the potential of the film, and then maybe they can find money to invest in it. So it's called proof of concept. So it's like a pre-teaser teaser kind of thing, you know. Il prossimo progetto di cui voglio parlarvi è Snow King. Qui adesso vedremo quello che nel gergo tecnico si chiama proof of concept, ovvero una prova concettuale. È ancora prima del teaser vero e proprio. Quando c'è un progetto per un lungometraggio, viene preparata questa prova concettuale che viene poi mostrata ai produttori per mostrare quale sarà il potenziale artistico dell'opera e quindi spingerli eventualmente a finanziare il progetto. Okay, so this is like this, like I said, the little trailer, and the idea came from the story of my father. That's what he asked me to do. From the story of my father, who, as a little boy, like the little boy in this teaser, he was, you could say, abducted, but like deported. His whole family was deported from Poland to Soviet Union, to Siberia in 1940. So what happened was Germans and Soviets attacked Poland at the same time in 1939, and Soviet Union joined the alliance. But at the beginning of the war, that was the situation. My grandfather was taken to the prison and killed, and my father and my family was deported to Russia, to Siberia. And this whole traumatic childhood was the basis for the film that I want to do someday. Quindi l'ispirazione di questo film è legata a una storia drammatica, di un'infanzia drammatica, quella di mio padre, che nel 1940 venne deportato insieme alla sua famiglia dalla Polonia in Unione Sovietica, principalmente esattamente in Siberia. Nel 1939 la Germania e l'Unione Sovietica, che ancora non si era unita agli alleati, all'alleanza, attaccarono la Polonia. Il padre di mio padre, quindi mio nonno, venne ucciso, e mio padre, insieme al resto della famiglia, è deportato in Siberia. Mm-hmm. And so pretty much
my whole adult life I was hearing stories about it, and my father even wrote books about it, and at some point I started illustrating those books. So what you see is actually a book with some of my drawings, and those are were drawings for some of his poems. My father always wanted me to go like extremely monstrous with those illustrations. So he wanted to depict the bad in people that he encountered as monsters. So that's what I did, and he really liked it. It wasn't even my idea at the very beginning to create monsters for those real life stories. Quindi io durante tutta la mia infanzia sono cresciuto ascoltando questa storia, queste storie, e mio padre poi in seguito ha scritto dei libri che io ho anche illustrato, quindi vedete alcune delle mie illustrazioni per i libri di mio padre, per alcune poesie che ha scritto, e devo dire che l'idea di fare queste figure così mostruose viene inizialmente da mio padre, perché lui voleva che io sottolineassi in maniera particolare quanto di cattivo, di mostruoso poteva esserci nelle persone. Mm-hmm. And so with this story I wanted to have a situation where the boy encounters so much evil that he starts seeing people deformed, or he starts seeing them as a almost very bad fairy tale monsters in a sense. Quindi nella storia ho voluto che il ragazzo si scontrasse in maniera così importante con il male da riuscire a vedere solo la mostruosità e il lato cattivo nelle persone, in appunto mostri che appartengono alle favole. So you see I was starting drawing some characters, and some of them are almost human, but they kind of look a little bit animalistic, or they look like some nightmarish characters. Quindi ho iniziato a disegnare alcuni personaggi che sono più che altro umanoidi, con molte caratteristiche animali, quasi da incubo. And this is one of the early tests I did for one of the character of the horseman that could, that character will encounter in Siberia. E questo per esempio è uno dei primi test per un personaggio, il cavaliere, che poi si incontra nella storia in Siberia. So the idea is to mix a lot of animated characters with live action, except really it's only the boy who sees those creatures that way, like everybody else doesn't seem to see the world like that. Quindi l'approccio ancora una volta è quello di mischiare insieme l'animazione 3D con riprese in live action. Alla fine è solo il ragazzo che vede le persone in questa maniera. The fact that it says arc here is a mistake. Mm. Sì, il fatto che ci sia scritto arc è solo per errore. This is test of some transformation that I did long time ago. Because at some point I was experimenting how to, in the eyes of the boy, how to make normal person transform into something more monstrous. And that was, a test using some crude tracking and some CG, makeup kind of thing. E quindi quelli che vedete sono alcuni test che ho fatto all'inizio per cercare di fa risultare, cioè come il ragazzo vede la trasformazione di queste persone in mostri, e quindi sono una sorta di tracking molto molto rozzo che ho fatto all'inizio. So at some point the boy encounters this older guy who tinkers with puppets, as you could see in a trailer, and those are some initial designs that I did for puppets. This is mostly sketches, pen sketches, and then brought in Photoshop and helped illustrating in Photoshop. Sorry, who holds the puppet? Puppeteer. He's a puppeteer. No, the boy encounters an old guy who's a puppeteer. Ok, sì, a un certo punto della storia il ragazzo incontra un burattinaio, e questi sono alcuni dei test su questo personaggio.
This is the puppeteer. So he's in his office and questo è il burattinaio che lavora nel sui burattini. Not this one. This one. Those are different puppets, and then I tried to, with my friends, trying to, you know, make those puppets real from different type of fabrics and some wood and some bones. Queste sono alcune delle marionette che poi io e mio amico abbiamo cercato di realizzare dal vivo attraverso dei tessuti, del legno, e anche con delle ossa. Yes, with real bones. Con delle ossa vere. So the real puppet was supposed to be here, but it's still in the lost luggage. Sì, quindi la marionetta dovrebbe essere qui, in realtà è sempre nel bagaglio che mi hanno perso all'aeroporto. Mm-hmm. So this is the animatic for the scene that you saw before. Mm-hmm. Quindi questa è l'animazione della scena che avete visto prima. Oh, it has sound effects, I forgot. Ci sono anche gli effetti sonori. Cheap scare. So the location was something interesting to find. A friend of mine remembered a very old town, sorry, very old house that she visited as a kid that was pretty much intact for 60 years, except the roof maybe. So everything there was like super old, and that's what and authentic, and that's where we shot the initial part of the trailer. Per quanto riguarda la location, abbiamo usato una casa vecchia che aveva visto una mia amica tempo prima da bambina, che era rimasta praticamente intatta, forse a parte il tetto, per 60 anni, e tutti gli oggetti che vedete all'interno sono quelli originali. Quindi abbiamo sfruttato questa location per l'ambiente interno, per la casa. So normally you would go in to and either build the props or make sure this all looks old and really, you know, like from that past era. But inside this house everything was already, you know, almost ready to shoot. Il vantaggio è che in questa casa era tutto già pronto per fare la ripresa, non occorreva fare dei modelli e poi lavorarci sopra per invecchiarli, era praticamente quasi tutto pronto all'uso. So those are the puppets that one of my friend built, kind of loosely based on my designs that you saw earlier. Quindi queste sono alcune delle marionette costruite dal mio amico che si rifanno vagamente ad alcuni dei miei primi disegni. Mm-hmm. And but he went, I would say, more Tim Burton in it, which I didn't mind necessarily, but it's a little bit less realistic. Però diciamo che si è fatto più ispirare da Tim Burton, cosa che non mi dispiace affatto. Però ha perso un po' in realismo. And this is the other puppet that the other friend of mine done, and he actually made the heads articulated, so I was able to do a little stop motion
with it. E questa è un'altra marionetta, e la particolarità è che entrambe le teste si possono articolare e muovere, per cui ho potuto usare un po' di stop motion. What I really liked was this fragment here. It's actually a handle of the drawer, you know, but he kind of incorporated it as a ornament in the body. Quindi la parte che mi piace è più o meno questa che vedete, che è in realtà la maniglia di un cassetto, e che dà comunque l'idea di essere come una sorta di ornamento inglobato nel corpo della marionetta. And those are not really a real bones. This is a cast of the bones. So he had probably one or two bones, and then he would cast to make it, you know, multiply it, and then build that puppet from. E tutte le altre parti che vedete sono in realtà dei calchi di ossa che lui ha usato per appunto riprodurre le varie parti. And as you see here, we were shooting in a little shed that was all, you know, real wood. And then later on in matte painting, I extended it to make it look like it's a little bigger space. Quindi qui in questa scena dove vedete il legname, abbiamo filmato in una specie di legnaia, e poi successivamente ho lavorato al computer per estendere questa superficie e quindi far sembrare l'ambiente più grande. So this is an example of compositing. We were talking about merging live action or photography with CG and then coloring it. So I'm going to go through a lot of shots now showing, you know, what compositing means and how it's done. And this is all done using Digital Fusion that I mentioned. It's free program now. E quindi adesso andiamo a vedere un esempio di compositing, che appunto consiste nel fondere insieme la fotografia, la computer grafica e successivamente passare alla fase di coloring. E tutto questo è stato fatto con Digital Fusion, che è un programma adesso gratuito. So, unlike After Effects, where you import your footage or you import your effects or CGI stuff as layers, similar to Photoshop, in this program you have a graph, as you can see here on the bottom. Quindi a differenza di After Effects, dove si importa la ripresa, il materiale come si applica come un livello, allo stesso modo come si farebbe in Photoshop, qui si ha a che fare con un grafico che vedete in basso. So, like for example, this is what you see here. So this is a footage. This is a take that I shot with DSLR camera of the puppets. So it's represented as a little node here. Quindi quel segmento in basso rappresentato da quella sorta di nodo rappresenta una ripresa. Yeah, here between. Yeah. Rappresenta la ripresa di questa marionetta. And then each effect is added as another node. So if you want to see this, you click on this and you will see it here. If you want to see, this is actually, I think it's blur. So it's, you know, blurring it a little bit. So if you click here, you will see that thing blurred. So it's kind of like layers, but in a more streamlined way like that. And you can see it more spatially too. Quindi se si vuole applicare un effetto si aggiunge un altro nodo. Quindi è diciamo una sorta di livello, però è più semplificato perché è possibile vedere proprio una struttura. So see, I was doing this motion with the mouse. You could see that I'm actually dragging it here, and that's the way I added some thorns here. And I'm actually showing it by dragging it into the viewer. So that's how the software. Il software permette praticamente di prendere uno di questi nodi, spostarli in alto per vedere l'effetto applicato. Ed è così che lavoravo. So here now I'm dragging to show you a lot of layers that I used to create the shot. Quindi qui faccio questo lavoro appunto di spostamento per vedere i livelli, su ogni livello l'effetto applicato. So this for example is another layers of the shot, and this is actually what remains after you eat grapes.
so it's sì. like the dry kind of root sì. of the sì mm. In questo, su questo livello vedete praticamente il, quello che rimane dell'uva dopo che si è mangiato tutti gli acini. But I thought it would look like a thorns or something, so I kept it after I made it dry and then I photographed it against green screen. Però quello che ho fatto, siccome mi ricordava le spine, l'ho seccato e l'ho fotografato con, su uno sfondo green, sì, sullo sfondo verde, e poi l'ho inserito. Then I added some kind of fog. Poi ho aggiunto l'effetto della nebbia. Colorizzare. Darkening. And then the whole, you know, the whole shot kind of looks like that. So again, it starts with very simple background layer photography of the puppet, and then I'm adding all those different layers of wood and thorns and atmospherics. Quindi quello che ho fatto è stato lavorare con un livello di sfondo e su questo aggiungere tutti i livelli successivi, quindi giocare sulle luci, sui contrasti e scurire la scena per ottenere poi il risultato finale. So in general you can do everything like that in After Effects, but in programs that have this graph it's easier to see all those elements in one kind of big screen and then, you know, drag and see whatever moment you want, as opposed to After Effects where you have everything stuck underneath and it's kind of more difficult to navigate and preview and know where you are in the project. So I feel like those kind of programs like Digital Fusion, Nuke or Shake that have bases of the interface like that are kind of better for this job. Quindi questo lavoro si sarebbe potuto fare anche tramite After Effects, però non avendo a disposizione un grafico ad albero come questo qua, è più difficile spostarsi per cercare di avere una previsualizzazione di quello che si sta facendo. Quindi diciamo è difficile navigare all'interno del proprio stesso lavoro, ecco perché programmi come Digital Fusion, Nuke e Shake credo siano ideali per questo tipo di lavoro, proprio per il tipo di visualizzazione che danno. So this is another shot with background and I will add some puppets in a minute. You'll see. E quindi questo è un'altra ripresa dove c'è uno sfondo e a un certo punto aggiungo anche la marionetta. So again, puppets were shot. Computer that doesn't want to work with me. Okay. So again, we have background, and then at some point you'll see the puppets that were shot on green screen. And this is already chroma keyed from the green, so you see they are already like separated from the background. And thanks to that, I was able to, you know, put it back on the background that was different than just green screen. But in this case, is the wooden planks. Quindi lì vedete la figura della marionetta che è stata separata con il chroma key e che poi è stata appunto aggiunta sullo sfondo su cui ho iniziato a lavorare. And then, of course, all the color correction was added as a last thing. Once I have all the elements together, I go back and colorize them. Quindi una volta che ho riunito insieme tutti gli elementi, poi ho fatto la correzione del colore. Birdman was another creature that I created for this. And he was entirely CG.
Questo è un altro personaggio che ho creato interamente al computer. For the scene, I used real background, which was like a little box where I put real skulls of birds and rodents, and then duplicated it. So it's the photography of the same box, just duplicated with different configurations of skulls. Quindi lo sfondo che ho utilizzato è vero, è costituito da scatole con all'interno dei teschi veri di uccelli o roditori. Quello che ho fatto è stato poi duplicare l'immagine della scatola con diverse disposizioni di questi teschi e quindi creare la parete. And then added the CG, Birdman creature. E poi ho aggiunto questa creatura con la computer grafica. This shot ended up being cut from the trailer. Però questa ripresa non è stata inclusa nel trailer. But that character shows up somewhere else in the trailer. Però questa figura si vede in un altro punto. In another trailer? No, in the same. Ah, nello stesso trailer si vede comunque questa figura. Yeah. So this is the ZBrush interface. This is what I was talking to you, Saba, about. It's like Mudbox or other sculpting program. You can start from the scratch in it, or you can import an object from Maya or 3D Max or whatever software, and then start detailing or smoothing or adding details or pores in the skin or folds or whatever. And it's very fast and interactive, and it's very like prominent used in the industry. It's called ZBrush. Okay, questa invece è l'interfaccia di ZBrush, che è simile a programmi come Mudbox o altri programmi di sculpting, e anche qua si può lavorare con un modello da zero oppure importare un modello che è stato creato con Maya o 3D Max, e dopo si può lavorare sui dettagli, sulle levigare la superficie, aggiungere i pori alla pelle, le pieghe, ed è un programma veloce, molto interattivo e che è molto usato nell'industria dell'animazione. The idea is that you can sculpt on a very high res, very high detailed model, and it doesn't really slow down. And especially now with 64-bit machine, where you can put a lot of memory in it, you can create some insanely detailed, you know, creatures or landscapes or whatever model you want. Questo programma permette di curare nei minimi dettagli il modello senza per questo rallentare poi tutto il processo. Adesso addirittura con l'architettura 64-bit si può arrivare a un livello di cura dei dettagli eccezionale, sia per dei personaggi o per uno sfondo. And this is the Birdman already in Softimage XSI with the rig. E questo di nuovo è lo stesso personaggio, però all'interno di Softimage con il rig. And since I was lazy and didn't want to model the chair for it, mm-hmm. I went to turbosquid.com and I bought the chair for about $2, I think. E quindi, siccome non mi andava di modellare la poltrona, quello che ho fatto è andare su turbosquid.com e scaricare il modello per $2. So this is already seen in the Lightwave and with F-prime render, and you can see again how fast it was, you know, to adjust lighting and to render it and to see it in final quality. Almost interactively. Quindi questa di nuovo è l'interfaccia di Lightwave, il render è stato fatto con F-prime e potete vedere quanto sia veloce e interattiva la fase di render, si può fare quasi in tempo reale.
Also, you can see that since final frame of this shot only shows two walls, then I never model the whole, you know, to bother modeling the whole apartment or some other details. It's just whatever is in the camera that's interesting, you know, and that's important to model. E dal momento che nella ripresa finale si vedono solo due pareti, ho modellato solo quelle e comunque solo quei dettagli che rientravano nell'angolo di ripresa, tralasciando tutto il resto. And this is compositing that shot. Questa è la fase di compositing dello stesso della ripresa che abbiamo visto. So the background was just the wall with the painting, and then another layer was the bird with the chair. Quindi nella fase di compositing il background lo sfondo è dato semplicemente dalla parete con il quadro e poi aggiunto un secondo livello con il personaggio e la poltrona. And you can see in this phase I didn't have the eye for the character because I thought it would be enough not to have the eye for some reason, and then I changed my mind later. Quindi in questa immagine non c'è l'occhio perché pensavo fosse sufficiente già così, e poi ho cambiato idea e ho aggiunto in un secondo momento l'occhio. But you see, it was like I didn't have to re-render everything. I just rendered new eye in this region, and I didn't have to re-render the whole scene. I just decided I will add the eye and just added one element. Ovviamente non ho dovuto fare il render dell'intera scena, ma solo del nuovo elemento che avevo aggiunto. Also, I didn't bother doing another eye because we never see the other angle. E ho fatto solo il render di un occhio perché d'altronde da quest'angolo ne vedevamo solo uno. So sometimes I'm economic. Quindi alcune volte vado a risparmio. The hair was another issue, like it was another you know, specific render that I had to do, but without everything else. So you see, the first render was just the background, then the bird comes in, and then I decided to add some hair, and it's also a separate kind of layer, separate element that I added here. It's very sparse hair, but you can see it, and it adds. Yeah. Anche il piumaggio, che è abbastanza raro, comunque è stato aggiunto come render specifico. Quindi ho fatto prima il render della scena, poi il render del personaggio e infine quella del piumaggio. Why do you render it apart? Apart? Because then if I want to change the color of the hair, then I have it separate and I can always do it. I don't have to re-render everything. An alpha submask, a material mask. Yeah, I could do that like that. Yeah, I could do it like that. But sometimes, especially for okay. Il motivo per cui ho fatto il render del piumaggio separatamente era perché poi potevo lavorare separatamente sul coloring del piumaggio. But if it's separated, for example, the background is separate render and the foreground is separate render, it's better for depth of field effect. As opposed if it was one render and I have depth pass, because if you have a depth pass, you can't blur something that's on the edge of behind the foreground object. And if it's separated, you just blur the background and everything in foreground stays sharp. It's actually the effect is much better. Inoltre, il fatto di avere il render separato del primo piano e dello sfondo è quello di avere maggiore profondità di campo, di dare l'effetto di maggiore profondità di campo. Because if it was together it would be much more difficult to separate actually, especially with the depth of field. Does the background is an HDRI or is it actually modeled? This? Well, this is all modeled. Yeah. Well, again, frame was bought on TurboSquid. I didn't have to model it, but it is a 3D model, and then you know that how the curtain is also modeled, and so not tutto lo sfondo. No, the HDR dome I would use only for lighting, but not for reflection, but not actual model in the scene, because the camera moves and it's better if it's actually there, you know.
Quindi sì, ripeteva appunto che lo sfondo è tutto modellato in 3D o anche tramite Turbo Squid senza l'HDRI. Prego? È un sito dove si vendono i modelli Turbo Squid. Sì, ce l'ha spiegato prima. I'll show you. See, on this one, it shows that I actually modeled that, you know, there is a very simple model of walls, also of this, you know, the half wall down, like the wooden structure, and then there is a frame and the curtain. So this was all 3D. And then I added atmosphere, and like, for example, this atmosphere here, you know, this one, it was so much easier to add as, you know, if I had all those elements separate, because I didn't have to kind of combine with alpha or whatever, it was much easier. E anche lavorare sull'atmosfera è stato molto semplice proprio per il fatto di avere questi render separati. But you can set it up in Max automatically, that it will spit out renders, you know, automatically. No. So you don't, yeah. He even has tattoos on his hands. C'ha anche le mani tatuate. Le zampe tatuate. That I believe is it's in Cyrillic in Russian, and it's the Communistic Manifesto. So I went to that, you know, nobody will notice it because it looks like some dirt or something, but it's actually letters and they mean something. E che in realtà è una scritta in cirillico che riprende un passaggio del manifesto comunista, però proprio un dettaglio minimo. It's hard to see, but I know it's there. Sì, è difficile da vedere, però io so che è lì. And this is another monster that shows up, and I call it flower monster. So you wanted some flowers. If somebody asks if I do flowers, well, that's my flowers made of meat. Questo è il mostro, un mostro che appare in un secondo momento, che diciamo l'ho chiamato il mostro del fiore, che perché ricorda un fiore. Quindi non è vero che faccio solo cose crude, faccio anche i fiori, sebbene di carne. So here on the left you can see this is a ZBrush model, and this is the final, you know, final shaded render. Quindi a sinistra vedete un modello fatto con ZBrush e poi il render finale. And this is composition in After Effects. So you see it's a different interface, pretty much for the same function as Digital Fusion. And this is the stack of all the elements. I feel like this is more confusing if you have everything, you know, on the top of each other than, you know, in other program you have all the nice kind of schematic for it. E questa è la stessa composizione però fatta con After Effects, quindi vedete l'interfaccia che è diversa, che credo sia comunque un po' più difficile, confusionare rispetto al programma precedente. Mm-hmm. But for more like motion graphics, After Effects is probably better. If you actually animate in it, it's easier to animate certain aspects than in Digital Fusion. Però rispetto a Digital Fusion è più facile fare le animazioni in After Effects, le motion graphics. Mm-hmm. So it just depends what kind of work you do or what is your preference really. Quindi dipende sempre dalla preferenza personale e dal tipo di lavoro che si deve fare. And this is the rendering of the flower monster. You can see this is how it looks in the interface of Lightwave, and this is the final shading model. Also using F' very fast feedback.
Quindi questo è il rendering del mostro finale. Vedete in alto l'interfaccia e poi giù il rendering finale con l'aggiunta delle ombreggiature. It even has the little eyes here. I don't know if you notice. Se notate ci sono anche dei piccoli occhi. And this is the modeling of the part of the flower, the petal of the flower. E questo è il modeling di un petalo del fiore. In ZBrush. So this is an example of the shot that was tracked in, and the environment was changed to the CG wagon. We had the boys sit just in the living room, and I put some wooden planks behind him, and then we found some old luggage, you know, pieces and some old rugged fabric, and make it look like he's in a, at least the ground of it look like it should be, and then I was gonna replace that walls and the window with CG wagon. Questa invece è la ripresa del vagone del treno dove si trova il ragazzo. Come vedete, abbiamo fatto un tracking dell'ambiente. Abbiamo filmato la scena in un salotto, in un soggiorno, e abbiamo aggiunto degli elementi come le valigie, vecchie valigie che abbiamo trovato, oppure delle stoffe per dare appunto l'idea che si trovasse in un vagone. Poi dietro il bambino ho messo dei pannelli di compensato in legno, e poi ho eliminato tutte le altre parti e sostituite con le pareti del vagone. So this is the tracked shot, which is, well, the match move had to be done on this shot. Quindi questo è il tracking dell'ambiente per segnare il movimento. The movement of the camera. Mm-hmm. Yeah. Sì, per appunto segnare il movimento della cinepresa. And then it would go into the exterior shot of the train. Che poi si sposta nella ripresa esterna del treno. And the external part of this is all digital too. Tutta l'ambientazione esterna è digitale. Based on photographs, of course, but it's not real. È basata su delle fotografie, non è comunque reale. Do you manually stick the tracking points? Come attacchi i punti di tracciatura manualmente o con qualche software di scansione, qualche plugin? Well, most softwares like Buju or Matchmover Pro or there's like at least four of those. You can choose to either software will find it, and software finds the little contrasty points. So, for example, it would find, you know, the edges of something quadrangular or like some defects contrast on the walls, so it will attach those tracking points automatically. But in most cases you can add your own. So if you actually, I didn't place trackers here because I knew there was a lot of architectural, you know, very sharp corners, so it was enough for it to track. But normally I would, you know, put like a black and white, you know, crosses or something, and then you can manually, you know, track it, or it will find it for you anyway. So it's either way, you can do both. Quindi di solito si possono usare software come Bojo o Matchmover Pro, che questi software lavorano praticamente trovando dei punti di contrasto sulla superficie, tipo per esempio i bordi di qualche parallelepipedo, e li individuano come punti di tracking. Oppure si possono mettere manualmente da soli, per esempio mettendo delle croci in bianco e nero, delle croci, sì, bianco e nero, e poi da queste appunto lavorare. Però questo lavoro è stato fatto col software. Sono dei plugin da usare in Maya, cos'è questo, o sono stand alone? This is a stand alone. Yeah.
I mean, il talking è importato in Maya poi. Yeah, so Maya has I think there are two versions or three versions of Maya, and there is like the full version of Maya that has what it's called Maya Live, and that is a tracking module for Maya. So it will do, you can do it within Maya, but it's less specialized, I think, than Bujo. 3ds Max come to this? I don't think it's built in, no. Allora, nella versione completa di Maya c'è la modalità tracking che permette di trovare appunto questi punti, però non è così specializzata come Bujo. So usually it's done in Bujo or forgot the other name, but there is Matchmover and Bujo. Yeah, but there is another one. And and then once it's done, all those tracking programs have a lot of export options, so it can export Maya scene or 3D Max scene or Softimage scenes like directly to the program. So you don't have to convert anything, you just export and then open it in Maya. Quindi appunto la maggior parte del lavoro viene fatta con questi software, Bujo, Matchmover Pro è un altro di cui non ricordo il nome, e la semplicità consiste nel fatto che si può esportare poi il file in tutti i formati possibili, quindi lavorare direttamente con diversi programmi, senza doverli convertire prima. Important in those situations is to actually give the program information about the camera and the lens, because otherwise it may find something completely different and still think it's fine. But you know, so if this was this particular scene was with my T2i Canon camera that had 35mm lens, so I would type that information into Bujo so it knows exactly what it's, you know, initial data. È importante però dare al programma delle informazioni specifiche sul tipo di videocamera che si sta usando e sul tipo di obiettivo, altrimenti il programma trova da solo dei punti che pensa vadano bene e lavora su quelli. Quindi nel mio caso usavo una Canon con un obiettivo da 35 mm e ho proprio scritto queste informazioni in Bujo. And this is the compositing of the shot, so you can see this is the original, you know, video. Quindi questo appunto vedete il compositing con il video originale. And this is you know, the since there wasn't a green screen, this was all like rotoscoped manually. Because initially I wanted to leave those planks in the shot, but then I decided that I want to have a different direction or a different type of wood in the background. Because normally I should do this as a green, you know, but I thought I will keep the wood from the original shot. But then I decided, you know, to go with something else. Quindi la scena è stata fatta a rotoscopio perché inizialmente avevo pensato di lasciare quei due pannelli di compensato, poi però ho cambiato idea e quindi li ho sostituiti. In realtà avrei dovuto magari farli prima di verde, però appunto all'inizio pensavo di mantenerli così com'erano. Mm-hmm. Which is not economics, you know, solution at all, but che appunto non è una soluzione economica. So, as you see, I'm adding a lot of atmospherics and background and even foreground, something that reminds of a noose. No noose? Ah, ok. Quindi sì, ho lavorato molto quindi sulle atmosfere per scurirle e dare anche elementi che richiamassero il cappio di una forca. And of course, final color correction, a little more blue and cold than initial shoot. E quindi di nuovo alla fine la correzione dei colori con l'aggiunta del blu e di toni freddi. Because after all, he's going into the winter. So. Perché alla fine il bambino sta andando incontro all'inverno. So that scene was shot in a very narrow shed. It was really ending here. Like this is where I'm moving the mouse right now.
It was like very narrow here. All this is extended. It's simply painted and cloned in Photoshop and then mapped on a very simple geometry. Kind of like what I did with this shot for Third Letter, where the guy was shot from static camera in a train station, you could say, and then I extended, you know, stuff and mapped it on a simple 3D geometry and then added some other scene elements. Quindi questa è la scena del burattinaio, anche questa è stata filmata in un spazio molto ristretto, in realtà le pareti terminano molto prima, quello che ho fatto è stato semplicemente rifarle su Photoshop e duplicarle e poi fare una mappatura da aggiungere su una geometria, che è più o meno lo stesso lavoro che ho fatto per The Third Letter nella scena della stazione. And here I even extended the top of it, because I think it was just ending here, so I painted in Photoshop extra wooden, you know, pieces here. E addirittura in Photoshop ho anche aggiunto una parte superiore, come per esempio il legno che si vede in più, che non c'era, perché lo spazio era veramente piccolo. And then I started adding elements, you know, to the whole scene, like, you can almost not see it, but it was, you know, important to add little, well, a lot of bigger and smaller details. So this is some Soviet propaganda poster here. Mm-hmm. E poi ho iniziato a lavorare molto sui dettagli, come per esempio quel poster che della propaganda comunista. He even has another puppet hanging here. E vedete anche un'altra marionetta appesa. Something to make tea with, mm-hmm, in the cold Siberian night. Una teiera con cui fare del tè per scaldarsi nella notte siberiana. And then I really like when in a shot there's, you know, separation between foreground, background and mid ground. So I like to add, you know, some interesting structures or stuff on the foreground, because it, when the camera moves later, it gives you the depth of the shot. E mi piace l'idea comunque in una scena di mettere elementi di sfondo, di medio piano e di primissimo piano, perché poi quando la videocamera si muove si dà l'effetto della profondità dell'ambiente. I believe those are actually, I found online the papers that were like arrest records from 40s in Russia, so I put them here. You will never read it again, but I know it's authentic materials. Sulla parete vedete quei fogli che ho trovato online dei fogli in cui si annunciavano degli arresti dell'epoca sovietica, che ho appunto scannerizzato, poi che ho preso e aggiunto. Ovviamente non si possono leggere, però aggiungono dettagli. But you can see it's this old design that I showed you, one of the puppets, so that was, you know. E lì vedete anche il disegno di una marionetta che avevo fatto. And there is a foreground of some skulls and some rugs and more, you know, hanging stuff in the foreground. E sempre in primo piano si vede un teschio, della stoffa appesa, degli oggetti appesi. So this is all CG again here. Ed è tutto fatto in computer grafica. Possiamo fare una domanda? Sì. Più o meno in quanto tempo hai realizzato questo? I think I was working on it for this shot or for the whole thing? Solo per questo. For this shot? Sì. Few weeks, but it was really at evenings again, so... Ah, solo la sera? Yeah. All those films that I'm doing like in my kind of spare time after, you know, after work. Pijama. Okay. Until someone starts to pay me big money for it, then that's how it's gonna be. Fin quando qualcuno non inizierà a pagarmi sul serio, tutti i miei lavori li farò sempre nel mio tempo libero, come ho fatto questo. So it was few weeks of work. Per cui sì, ci ho impiegato alcune settimane per fare questa ripresa. But if I was working continuously, you know, like normal day job, it's probably 3-4 days, something like that. Ma lavorando a tempo pieno ci impiegherei 3-4 giorni.
Because you have to, you know, still model all those elements and light it, shade it, so. Perché c'è sempre da modellare da, tutti gli elementi, dare l'ombreggiatura e l'illuminazione. At some point I didn't like the flower monster, which I'm not sure I still like it, but at least it's in the film. But at some point I was experimenting with a different demon that, you know, the guy turns into. So this is the unused demon model. A un certo punto non ero proprio soddisfatto del mostro fiore, per cui ho iniziato a sperimentare con un altro demone che però alla fine non ho utilizzato. But maybe I will use it for something else at some point. It's already done, so. Però potrebbe tornarmi utile per qualche altro progetto successivo, perché ce l'ho già pronto. I think it looks a little bit like those demons from Guillermo del Toro, because he sometimes uses multiple eyes for it. Ricorda un po' alcuni dei personaggi dei film di Guillermo del Toro, perché con mostri con molti occhi. And then here he is frantically animated in Softimage. Sì, questa vedete un'animazione piuttosto grossolana su Softimage. So I still maintain the flower petals, but on his scalp. This time. Quindi ho sempre mantenuto i petali, che però sono chiusi avvolti sul teschio. And this is the renders of this demon. E questo è il rendering del demone. So what lasted from this was the eyes that I put on petals of the flower monster and the petals, of course, and those long kind of stringy things, but the face changed. Quindi quello che ho mantenuto alla fine di questo demone sono stati gli occhi che ho aggiunto sui petali, i petali stessi e quella specie di antenne, di elementi che vedete ai lati. It's here, we're covering it. Okay, so the opening shot features the house, and I was looking for a while for a reference for the very old, kind of dilapidated and like not very, you know, regular house, and finally I found some black and white photo of it, and then I modeled it based on it. Quindi per la ripresa di apertura cercavo l'immagine di una casa malandata che fosse malferma, per cui ho trovato poi alla fine una foto in bianco e nero che mi soddisfaceva, ho lavorato su quello, ho fatto il modeling partendo da quella foto. And here you can see, so I modeled it fairly straight, but then I applied what you see the cage about it. This is a lattice deformer, and I applied it on the top of the whole building. And you will see that it kind of makes it, you know, wavy and kind of like it wants to collapse. Quindi all'inizio il disegno della casa è stato molto regolare, però poi l'ho inglobata in questa griglia, in questa gabbia che mi permette di deformarne alcuni punti. So this is like at the end I removed it here. See, this is pretty regular, but here it's like all wavy thanks to this deformer. And this deformer is in every program, actually, in 3D Max and in Maya and in Softimage. Quindi adesso vedete la casa che ha questo aspetto un po' ondulato grazie appunto a questa funzione di deformazione che trovate in quasi tutti i programmi. Does it work? Sì, fai in italiano così. Lo stesso. Vabbè, funziona solo con i quad. Funziona solo su geometria quad questo modificatore, o può essere disegnato in hand-gun, tipo da applicazioni esterne di architettura che non supportano i quad? I don't think I had only quads in this model. I'm a sloppy modeler, so I guess I had some hand-guns, yeah. Sì, non credo ci siano solo quad in questo modello, perché non sono molto bravo in questo, per cui sì, non sono solo quad. But you know what? I never thought of it, so it could be
specific for a software. I never encountered that problem with Softimage. Funziona. I know what you mean, you know, that some things don't work with certain, you know. In realtà non ho mai trovato questo problema. In Softimage. I'm not sure if it's but it's the same company, they would fix it if it wasn't before, so I bet it works, you know. Sorry, I think it works in Max and Maya and Softimage the same with N-Gons. N-Gons. Yeah. Okay, quindi pensa che possa funzionare più o meno su tutti i programmi perché sono fatti dalla stessa azienda produttrice, quindi se c'è un problema lo risolveranno comunque. But I don't have soft Max here, so I cannot check, right? Sorry. Però è una cosa che non posso controllare qui adesso perché non ho il programma con me. So for the shot there is a lot of foliage and thorns as well, so some of it I modeled in ZBrush. So this is directly modeled, you know, and kind of stretched and modified in ZBrush. It's very easy to do that, such organic, you know, not regular things. Quindi questi rami che vedete, a cui è stato aggiunto il fogliame, sono stati modellati e poi, diciamo, modificati, allargati in ZBrush. È molto semplice lavorare in questo senso con materiale organico, diciamo, quando si modella del materiale organico in ZBrush. Yeah, and this is the composition, well, the composition of this shot. So you see, the first render is very kind of basic with some basic HDR lighting, which means I'm using the image of the overcast landscape to light the scene. Quindi questa è una prima composizione di questa ripresa. Come vedete il rendering è molto molto semplice, l'illuminazione viene dallo sfondo. The lighting comes from the background. Yeah, you can say that. Yeah. But the sfondo has an image of overcast landscape. Of overcast landscape. Overcast. No, overcast means the lighting condition is not a strong light. Mm-hmm. Overcast means like. Okay, sì, ha una di luce diffusa. Yeah, yeah. Mm-hmm. And then the my friend Pavel Olas, he wrote a plugin for Lightwave and now for Maya, tree designer, and you can design any tree you want, like based on very quick. Like a cubic sketch, and it builds a tree around it with foliage. So, so I use that. So this is the tree from Tree Designer, and this one, I think this. No, there is one. I think this one is from iPad application. There is a free iPad application that you take. Not sure if I have it on this one, but if I have, I'll show you. And you just draw like that, and it's a, you know, tree trunk, and then it grows the trees on, like grows the foliage on the thing on it. It's crazy, like what, and then you can export to normal computer, you know, from it, and it looks kind of okay, you know, like when you composite it with other elements, then it's kinda. Per disegnare l'albero a sinistra ho usato un plugin che è stato sviluppato da un mio amico Pavel Olatz per Maya, si chiama 3D Designer, e praticamente permette di fare una struttura cubica dalla quale poi cresce automaticamente l'albero, il tronco, i rami con tutto il fogliame. Per quello invece a destra ho usato un'applicazione, credo, del mio iPad, che permette proprio di disegnare, di fare la bozza di un libro, di un albero, e da questo puoi sviluppare il tronco, rami e foglie. Ah, there it is. E questa qua l'applicazione. Sì. And then more. And it's crazy because it's a tree. Free application, and then you export it and you have a 3D, because, you know. La cosa assurda è che questa applicazione è gratis e poi si può esportare il risultato direttamente sul computer e usarlo. Sì, everybody likes that application. Come si chiama l'applicazione? Come si chiama l'applicazione? Oh, hold on. Come? Where is it? Tree Sketch. Tree Sketch. Tree Sketch.
the most popular information from the two days is TreeSketch on iPad. Great. Quindi questa è l'informazione più importante di questi due giorni, l'applicazione TreeSketch. Okay, so that's not from TreeSketch, that's actually a real tree. Yeah. Mentre l'albero che vedete in primo piano, quello non è fatto con TreeSketch, è un'immagine di un albero vero. Actually a video. Ah, è un video. So what I did was I went with my Canon camera like to a, you know, park next to where I live, and I filmed the trees against the blue sky so that I could use the blue sky as a blue screen basically. But I wanted a film because I chose like a windy day so I can see that they are moving a little bit, because that's the most, you know, that's a very organic movement and it would be difficult and complex to do it in CG. Mm-hmm. So I basically, you know, composited it here in the shot, and this is actually a real trunk as well. Mm-hmm. So the stuff the closest to the camera is actually a real tree. Quindi tutto quello che vedete in primissimo piano, il tronco e i rami, sono veri. Praticamente un giorno sono andato in un parco vicino casa mia con la Canon, ho scelto un giorno ventoso e ho filmato questi rami che ondeggiavano sullo sfondo del cielo blu, che poi ho potuto usare come sfondo blu. Quindi ho potuto filmare un movimento dei rami molto naturale e organico, che è molto difficile da ottenere invece in computer grafica. So that's the real trunks. Quindi non ho lavorato col canale Alpha, hai messo sfondo blu, quindi ok. So did you work with the Alpha channel on that, or did you just put it on the screen? No, non ho da scontornare il fotogramma. I used the sky. So I would go with the camera and go really low, you know, when I was shooting it, so that the sky is in the shot, and then I use that as a blue screen basically to remove. Ho usato il cielo perché quando ho fatto la ripresa mi sono messo veramente in basso in modo da avere tutta la porzione del cielo da usare come blue screen. Mm-hmm. Because you know, you don't have to have a green screen or specific blue, you can actually pick the color. If it's a flat color and sky was pretty clear, then it was fairly easy to. Perché non è necessario poi individuare esattamente la sfumatura di blu, se si ha uno sfondo uniforme, come in quel giorno il cielo, si può fare il filmato e poi cambiare la sfumatura nel blu. And then I did, you know, like maybe 20 different takes with different trees, so I could choose from different, you know, foliage and different motion. Ho fatto circa 20 riprese di 20 alberi in modo da avere 20 diverse immagini di tronchi o di foglie che si muovevano. And this little guys here, this is the stuff that I did in ZBrush that I showed you before, but it's like out of focus, so it doesn't, you know, it looks all right here. It's you know, the thorns or, you know, growing stuff. E la cosa che vedete qui le ho fatte con ZBrush. Mm-hmm. Sì, l'ho fatto con ZBrush, questa specie di spine, di rovi che vedete sullo sfondo. And then the tree, sorry, the grass here. This is the same technique I used on the bird monster for the hair. So it's actually a hair plugin for Lightwave that I render. Oh, actually, also why I didn't render the hair the same as a bird in the same pass is that it doesn't render in F-prime. I had to use different render, like built-in render as a separate thing. Mm-hmm. So here I used the hair technique to mimic grass. Per l'erba ho usato la stessa tecnica che ho usato per il piumaggio del mostro di prima, quindi ho utilizzato un plugin per l'erba di Lightwave. E qui dico anche perché ho fatto dei render separati, perché dovevo lavorare in F-prime. The render wasn't the hair doesn't render in F-prime. Ah, e quindi la peluria non viene renderizzata in F-prime. Mm-hmm. It's just technical thing that it doesn't render, you know, you can't overcome it. So. È un aspetto tecnico che non si può superare, semplicemente non lo fa il programma. Yeah. So here it was used as a grass and it was very fast and, you know, to render again as a separate thing. You know. Quindi questo è appunto il render dell'erba che vedete, che è stato molto veloce da effettuare. Because here perché era separato. This is without the grass yet, see? And then at some point I added it. Quindi vedete prima senza l'erba e poi con l'aggiunta.
then final colors, some gloom. Alla fine ho corretto i colori e ho aggiunto un'atmosfera cupa. And that's the final shot. E questa è poi la ripresa finale. Looks very much like kind of cut out illustration, but that's what I was looking for, some more magical kind of, you know, shot. Sembra quasi un'illustrazione, però era proprio l'effetto che volevo ottenere. So at the end of the trailer, there is a shot with the wolf and the structure on the right. I will tell you in a moment what the structure is, but here I just went for it's a website called Shutterstock, where there you can buy a lot of ready-made footage, and I was looking for wolf, and I found the wolf standing in the snow, so that was exactly perfectly what I wanted. And I bought the lowest possible resolution, and it was the cheapest, because normally you would have to pay like $80 for a high resolution. But I knew that the composition of my shot was gonna be this. Ah, sorry. Where is it? Okay. Quindi, a un certo punto, alla fine del trailer, si vede un lupo e una struttura sullo sfondo di cui vi parlerò dopo. Il lupo è un filmato che ho comprato su Shutterstock, dove si trovano appunto delle riprese già pronte all'uso, e ho scelto quella, ho trovato proprio quella di un lupo nella neve, che era quella che mi serviva, e l'ho comprata con la risoluzione più bassa, perché di solito per una risoluzione alta si possono spendere fino a $80, mm-hmm. ma era proprio quello che mi serviva, perché vedete nella composizione dove si trova il lupo. Yeah, he's really small, so if this is full HD, you know, frame, the resolution of this is like few hundred pixels only, and it costs like $15 for the whole sequence of the wolf. Perché vedete appunto quanto nell'inquadratura quanto è piccola il lupo, e occupa solo poche centinaia di pixel, per cui ho speso $15. Yeah. Sì, quindi ho speso $15 per prendere per comprare il lupo. Mm-hmm. So here versus creating a wolf with the fur in 3D for months, I'd rather spend $15. Vi capite bene che anziché sprecare mesi a costruire in 3D un lupo con il pelo, ho speso $15 e ce l'avevo già pronto. Mm-hmm. So I also created a particle simulation for the snow. Ho creato anche una simulazione per la neve. Can you see that all? I'm not sure, because it's very... So you can see a blackness. Forse that's great. Non si può vedere. But you'll see later when it's come. And then we are talking about this elements of fumes, and so I had it from the action essentials. This is not the boiling water, this is actually a bigger element. E poi di nuovo appunto gli elementi del vapore che si sprigiona, questo però non è l'acqua che bolle, è un altro elemento. And then I found some footage of the snow on the you know, in the wind, and then I would duplicate it and shift it in the comp for the whole shot, so you will see it in a minute. Actually, poi ho trovato anche delle riprese della neve che veniva spazzata dal vento, e quello che ho fatto è stata duplicare questa immagine. Adesso vedrete come l'ho posizionata. So here's the final composition of the shot. You see, I start with just the background, added with masks and some coloring in Photoshop. I added this kind of halo from the sun. Quindi questa è la composizione finale. Tramite Photoshop, delle maschere, ho aggiunto il sole con l'alone di luce. Mm-hmm. And then this is the little footage I found on YouTube, I think, with the just a fragment of the snow. And then I would duplicate it and shift and scale it. So this is all the same footage that I kind of shifted in time so that it doesn't look exactly repeatable. Quindi poi quello, vedete, il fragmento del video della neve che ho duplicato e ho anche cambiato in modo che non sembrasse un'unica superficie con un unico movimento. Mm-hmm. And you know, the borders of it is
I made a soft mask so they can overlap and you don't see the transition too much. E poi ho creato anche una maschera leggera per fare in modo che i bordi si sovrapponessero, per dare quindi un'idea di continuità. And then it creates, you know, the landscape of the snow in the wind. E così ho ottenuto lo sfondo della neve che è battuta dal vento. Some reflection from the sun. C'è il riflesso del sole. And then our dog. E poi il lupo. Dog. And then finalmente this. So this is a skull of the puppet. This is not alien spaceship. This is a skull of the puppet that I showed you later, earlier, that was animated stop motion. So I made a photo of it next to the strong light source, so it would look like there is a, you know, lit from behind from something bigger. And then with, you know, when it's shown like that without atmospherics, it looks a little bit out of place. You know, it's too strong. So I added a lot of haze and you know, atmosphere to kind of mask it, so it would look further away from the camera. Quindi quella struttura di cui vi dicevo, che non è una navicella aliena, in realtà è il teschio di una delle marionette che abbiamo visto prima. Quindi quello che ho fatto è stato fare una foto della marionetta illuminata da una fonte luminosa, per avere molto forte, per avere l'idea che questo oggetto venisse illuminato da dietro. Poi l'ho posizionata sullo sfondo, però ho dovuto aggiungere degli effetti di sfocatura perché l'elemento era talmente pesante da sembrare fuori luogo, quindi per dare l'idea di una distanza dalla cinepresa. So a lot of atmospheric elements to kind of really cover it, but that convinces, you know, it's more convincing to see it in a distance. Quindi molti elementi che modificano l'atmosfera, che quasi coprono l'oggetto, che però lo rendono più convincente, che danno l'idea di distanza. Mm-hmm. And this is one of my favorite shots, really. I was really happy with it, and I didn't do any 3D in it, as you see. Questa è una delle mie riprese preferite, non c'è quasi niente di 3D. Yeah. All right, it crashed. So, questions? Ci sono domande finché ripristino il programma. No questions? Per isolare un soggetto particolare in un'immagine, usi sempre le maschere, cioè per fare il rotoscoping in poche parole, usi sempre le maschere oppure ci sono anche altri metodi? When you want to isolate one object in the landscape, in the image, do you use the masks, rotoscoping or are there other techniques available to isolate a single object of character? But in 3D or in comp or in... I'm not sure. I can't hear you, sir. Oh. Su After Effects o su questo programma, per esempio. If it doesn't have alpha. Per esempio, come la scena del treno con il ragazzo, dove hai tagliato lo sfondo, dove c'erano le due cose di legno che non volevi. Quelle, per esempio, come le isolate? Con una maschera o con altro? Il pannello di dietro. Sì, il pannello. Quello. Yeah, that's mask rotoscopy, yeah. Yeah. So it's like with the scene in Third Letter where the guy is walking into the monorail. It's the same technique. You just draw, you know, mask around the boy like almost every frame. Well, in this case he's not moving much, so so it's easier because you don't have to do extreme like drawings every frame, but if the character moves a lot, it's a lot of work. È una maschera interattiva comunque che si muove durante la scena. Right now in
Should I? Yes, please. Can I translate? Okay. Quindi sì, io anche in questo caso ho usato la stessa tecnica per the third letter, quindi ho applicato una maschera. Sì. Quello che ho fatto è stato applicare una maschera sul ragazzino, che comunque era risultato molto più semplice perché era fermo, e quindi andare fotogramma per fotogramma a ritagliare questa immagine. But right now in new After Effects there is a track motion automatic, yeah, roto tracking kind of thing, and it's doing actually pretty good job in a way that you define on one frame something and then on 10th frame or 5th frame or whatever, and it tries to find in between, so you don't have to do it on every frame, but it's not perfect, so sometimes you have to stop it, and you know, but it's big help, but also it takes very long time as well, so you can just put it there to work for 20 minutes and then find that there's some errors as well. Mm-hmm. But definitely it's, you know, it takes minutes and hours to do a shot, as opposed to sometimes, you know, like half a day or a day. But when we were doing all this stuff, that was not available in After Effects yet. So. Nella nuova versione di After Effects c'è una specie di roto tracking che funziona molto bene, nel senso che permette di definire, per esempio, dal fotogramma 1 al fotogramma 10 e nei fotogrammi tra questi. E poi, ovviamente, però occorre del tempo per. Sorry, you need the time for the for calculation. Yeah. Sì, per il calcolo, però magari ci si aspetta 20. 30 minuti, qualche ora, e poi si scopre che però magari qualcosa andava sostituito. Comunque in questo film non abbiamo utilizzato il rototracking perché non era ancora disponibile nella versione di After Effects. Mm-hmm. Che avevamo. There is a software called Mocha, and I think it was available for a few years now, and it does that, but it's a separate, very expensive software that I didn't use, but yeah, that's very specialized software, I think, for rototracking only. C'è anche un altro programma molto specializzato per il rototracking che si chiama Mocha, che però è molto costoso, è appunto specializzato su questa funzione. Esiste anche rotoscoping, giusto, per fare questa cosa? That's for rotoscoping, yes. So it does actually a path around it, and you can either do alpha from it or use for something else. Yeah. Grazie. Qualche altra domanda? Da un punto di vista artistico, ti sei fatto influenzare da qualcos'altro, da un'ambientazione più europea, vista anche la storia che narra? E mi sembrava di vedere qualche riferimento anche a qualche artista europeo come David McKean. Mm-hmm. That's nice, thank you. but the whole question was. What about the source of inspirations, like any European artist that influenced the landscape? I see. Well, Mirror Mask was, you know, like very, but I didn't think of it. Maybe it's subconscious because I saw Mirror Mask many years ago. Mm-hmm. But like I said, I was thinking about this project long time ago because my father was telling the story, so it all evolved from those old illustrations. Mm-hmm. And now you know, it aesthetically doesn't look like Pan's Labyrinth, but in the idea it's kind of similar, that the child interprets the horrors of war like that, as a fairy tale or like a, you know, horror fairy tale kind of thing. So in that way it's, you know, kind of similar to Pan's Labyrinth, but not necessarily aesthetically. Okay. Quindi penso che inconsciamente un'influenza possa essere quella di Mirror Mask del film, però in ogni caso è un'idea che ho sviluppato negli anni, perché appunto sono racconti che ho sentito durante l'infanzia. Forse esteticamente non è come Il labirinto di Pan, però l'idea è la stessa: un bambino che vede gli orrori della guerra e li interpreta in maniera fiabesca. Mm-hmm. Fare un 5 minuti di pausa prima di riprendere il nuovo. Sure. Yeah. Ok, allora ragazzi, 5 minuti di pausa e riprendiamo. Chi non ha firmato, chi è arrivato adesso e non ha firmato, c'è qui il foglio delle firme.